Ciao a tutti! Vediamo insieme come fare un appetitosissimo plum cake al salmone leggero, fresco e nutriente, adatto sia come antipasto che come secondo piatto. E perché no, anche come spuntino. Questo è il salmone che andrò a usare. Sono filetti di salmone al naturale e li trovo alla Conad e ve li consiglio assolutamente spassionatamente. Per prima cosa andiamo a preriscaldare il forno a 180 gradi. E nel frattempo sminuzziamo il salmone e stiamo ben attenti a togliere bene tutte le lische e la pelle. Aggiungiamo anche il tonno e il formaggio alle erbe e mescoliamo bene. Infine aggiungiamo anche gli albumi, un pizzico di sale e mescoliamo. Trasferiamo il tutto in una teglia per il plum cake e mi raccomando, voi non fate come me, ricordatevi di imburrarla o oliarla bene, oppure metteteci dentro un foglio di carta da forno, altrimenti ve l'assicuro, si attaccherà tutto. Personalmente ho deciso di decorare con qualche gamberetto e un pezzettino di surimi, il che è stato poco furbo visto che il plum cake andrebbe girato una volta cotto. Infornate il tutto e state molto attenti alla cottura perché i tempi sono molto variabili. Io ho dato dei tempi, i tempi che ho utilizzato io, ma voi state molto attenti perché si brucia molto facilmente. Intanto che aspettiamo che il nostro plum cake cuocia, prepariamo un'insalatina di surimi condendo con un pochino d'olio d'oliva, qualche goccia di limone e un pizzico di sale. Riponiamo il tutto in una pirofila in modo da creare un letto per il nostro plum cake. E una volta che il nostro plum cake sarà cotto e si sarà anche raffreddato, possiamo metterlo all'interno della nostra pirofila e possiamo guarnire a seconda della nostra fantasia. Ad esempio, io ho deciso di aggiungere qualche fettina di limone e qualche gamberetto. Impiattate tagliando il plum cake a fette e servite insieme all'insalatina di surimi.